Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale. Iniziamo con l'appello. Allora, iniziamo con la verifica dei presenti. Ferrella Lucio. Presente. Canonico Samantha. Presente. Cormano Andrea. Presente. Marucci Leonardo. Presente. Del Vecchio Michele. Presente. Fusco Maria. Presente. Mascia Paolo. Presente. Marucci Nicola. Presente. Maddalena Massimo. Colucci Nicola, Pierantuno Lucio, ok, allora 10 presenti, un assente, il Consiglio Comunale dell'8/4/2022 si riunisce in sessione ordinaria. Inizio io con... Sì, inizia. Allora, il primo... Ok, allora, il primo punto all'ordine del giorno è lettura approvazione verbali seduta precedente. Allora iniziamo con l'elencazione appunto delle delibere del Consiglio Comunale del 16/12/2021. Lettura e approvazione verbali seduta precedente, delibera di Consiglio Comunale numero 21 del 16/12/2021. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 22 del 16/12/2021. Oggetto ratifica delibera di giunta comunale numero 79 del 18/10/2021, avente ad oggetto variazioni urgenti al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000 e aggiornamento al DUPS 2021-2023. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 16/12/2021, ratifica delibera di giunta comunale numero 89 del 19/11/2021, avente ad oggetto variazioni urgenti numero 02 al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000 e aggiornamento del DUPS 2021-2023. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 16/12/2021, avendo ad oggetto revisione periodica delle partecipate, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e successive modifiche e integrazioni. Ricognizione e partecipazione posseduta al 31/12/2020, individuazione e partecipazione da alienare o valorizzare. Ok, questo qua abbiamo chiuso. Quindi. Ci sono interventi in merito a questo punto? Sì, sindaco. Chi è? Solo io? Volevo fare una precisazione in merito alla richiesta che facemmo all'epoca di rettifica del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 20 ottobre. Abbiamo preso atto che, sebbene sia stato chiesto puntualmente da questa minoranza di integrare e rettificare il corpo della delibera, ad oggi questo ancora non è stato fatto. Quindi ad oggi il verbale è ancora incompleto e ci sono ancora discrasie tra quanto è stato detto in consiglio il 20 ottobre e quanto è stato trascritto. In pratica è stata semplicemente allegata l'istanza fatta dalla minoranza, ma il corpo della delibera è rimasto quello. Quindi, siccome... No, verbalizzare no, però siccome nel corpo è stato specificato, sono state specificate le richieste e le istanze della minoranza, come è logico e giusto che sia, deve essere verbalizzata anche il diniego del sindaco nel non mettere a votazione la proposta che è stata fatta dalla minoranza. Non vogliamo scendere nei dettagli, ma la risposta del sindaco in merito, il diniego non c'è traccia del diniego. Quindi questo voglio dire, se ci impegniamo a rettificarlo concretamente, è bene, se no io devo mettere a verbale che ci riserviamo di interessare l'autorità giudiziaria competente al fine di far verificare se queste omissioni siano rilevanti anche penalmente, perché l'abbiamo già detto l'altra volta e ad oggi ci troviamo davanti allo stesso problema. Altri interventi? Bene, procediamo con la votazione e l'approvazione. Chi è a favore? Massimo e Nicola. Si astiene Cormano e stessa identica votazione. Come la delibera, sì, identica votazione.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la discussione relativa alla chiusura parziale della filiale di Baselice della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi. Prima permettetemi, questa è una mozione di cui poi ci parleranno i vari consiglieri che l'hanno proposta, che sono Maddalena, Colucci e Cormano. Prima permettetemi di dire che c'è stato veramente tanto tempo da quando è passato tanto tempo da quando è stata fatta questa richiesta di inserimento in discussione in Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale stesso. Questo è dovuto un po' alle tante cose che c'erano da fare, ciò non è una giustifica ma è semplicemente la motivazione. È stato interessato dai consiglieri Maddalena, Colucci e Cormano e anche il prefetto, che poi ci ha intimato di convocare il Consiglio, e il Consiglio è stato convocato. Passa adesso la parola appunto a chi di voi vuole iniziare a trattare questo punto. Allora, buonasera a tutti. Niente, riferimento... Ah, quello devo tenere in mano. Buonasera. Allora, facciamo così, nella nostra... Quello che noi proponiamo, poiché abbiamo fatto una nota congiunta che dovrà essere parte integrante del deliberato, per far meglio comprendere sia al pubblico sia che a casa, procedo a fare una lettura della nostra nota. Da precisare che è vero che questo consiglio qua è stato convocato dal prefetto perché l'abbiamo richiesto, però se noi abbiamo detto al prefetto che il consiglio non veniva convocato e ci sarebbero potuti stare dei problemi, ci mancherebbe, ciò non toglie che l'amministrazione avrebbe potuto scrivere al gruppo di minoranza, dice: vedete, mi rendo conto che entro i 20 giorni dobbiamo convocare il Consiglio, ci sono queste problematiche, non facciamo in tempo, dateci altri 10 giorni. Non a caso dopo trascorsi 20 giorni abbiamo riscritto al Comune: scusate, diteci che volete fare se fate questo Consiglio alto. Non è che abbiamo scritto al prefetto il 21esimo giorno, al prefetto è stato scritto il... No, poi non fa passare un messaggio che uno scrive al prefetto, chissà che succede. È stato fatto dopo il 30esimo giorno, che dica qua nessuno, né ci dicono per quale motivo non lo fanno, né ci dicono quando lo faranno, e quindi è stato fatto questo passaggio. La precisazione sulla normalità, sì, della procedura, che sì, era, è normale la procedura. È stato fatto per questo motivo, perché non avevamo altre comunicazioni. Allora, dal mese di gennaio di quest'anno, Baselice sta vivendo grandi e gravi disagi a seguito di un provvedimento scellerato, a nostro avviso, della direzione della BCC di San Marco dei Cavoti. Infatti, come è noto a tutti, dal 17 gennaio scorso la filiale di Baselice è stata ridimensionata senza un vero e plausibile motivo, ma creando enormi disagi sia ai soci, alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, ai dipendenti pubblici e privati, cioè tutti coloro che se ne servivano. La filiale di Baselice quindi è stata chiusa per 3 giorni a settimana, restando aperta solo il martedì e il giovedì, con una disposizione che a nostro avviso è incomprensibile del direttore De Leonardis, che non ha tenuto conto né della raccolta firma dei soci, circa 200 firme, né della raccolta firme dei cittadini che non sono soci ma che usufruivano della bianca. I soci, giustamente, perché hanno fatto questa raccolta firme? Perché ritenendo inadeguata e non accettabile questa situazione, hanno deciso di fare una raccolta firme. A noi dispiace che durante questa raccolta firme ho dovuto vedere un post del sindaco dove diceva, quasi con qualche allusione, non so, stanno girando questi foglietti in giro, vedete che vi fanno firmare. Questa raccolta firma non è stata fatta da nessuno di noi. Sì, però diciamo, fare una raccolta firma è molto difficile perché la gente è titubante. Nel momento in cui uno dice non so che vi stanno facendo firmare, ma se si fa una raccolta firma perché ha chiuso una banca e firmano i soci, che sono entità a parte che non c'entrano né con la minoranza né col comune, non serve dire non so che vi fanno firmare. Uno o lo sa che fanno firmare alla gente e dice vi stanno facendo firmare una cosa non giusta. Se non sa che fanno firmare, a mio avviso converrebbe tacere e fare finta di niente. Quindi anch'io mi sono trovato in mezzo a questa situazione, ma perché mi sono trovato con questo foglietto in mano e ho fatto gratuitamente delle fotocopie. Punto, non è che ho fatto io la raccolta, l'hanno fatto i soci, io non sono neanche socio. Dopodiché la banca non ne ha voluto sapere, è stata fatta un'altra raccolta firma di tutta la popolazione, ma ad oggi nessuno si è interessato, cioè la banca non ha fatto niente. In questo posto dove si diceva vedete che firmate, comunque c'è stato anche detto è inutile che ognuno giochi la sua partita, cerchiamo di fare una cosa, intervengo io. Allora a questo punto uno si fa una domanda, poiché c'è un avviso in banca, un foglietto volante dal mese di dicembre,
Finché non venivano in giro queste firme, non so se è stato fatto qualche passaggio, però nessuno pubblicamente ha preso la palla al balzo e ha detto ai soci, agli altri cittadini, organizziamoci perché ci stanno togliendo questo servizio. Si fa la raccolta, durante la raccolta vi farò sapere io, prenderò provvedimenti, non so che è stato fatto, sicuramente ci verrà raccontato, però da quel giorno, da questo post, il riferimento alla banca, almeno pubblicamente, come si è risposto, come si è scritto sul post, nessuno ha detto niente. Quindi abbiamo chiesto questo consiglio e quindi, come ho detto prima, siamo desolati perché per un consiglio così importante io mi sarei perché qui non si tratta di difendere gli interessi di qualcuno, ma si tratta di difendere gli interessi dell'intero territorio. Mi sarei aspettato che la stessa amministrazione avrebbe convocato questo consiglio. Ci rendiamo conto che non è un problema dell'amministrazione, è che l'amministrazione può imporre alla banca di aprire o di chiudere, però siamo nella situazione quando ci tolgono un dottore, non è che l'amministrazione decide se ci deve stare un dottore o due dottori, però poiché è un problema sociale della collettività, l'amministrazione deve far sentire la propria voce, poi non ci riuscirà, questo non significa niente, l'importante è che dobbiamo fare il nostro compito, che è quello di provarci, questo era l'intento di questo consiglio. Quindi dicevo, il direttore ha ignorato volutamente, è stato forse anche poco cortese con molte persone, quando gli hanno chiesto per quale motivo, le spiegazioni che ha dato non sono plausibili, perché la banca cooperativa è una banca del territorio che non deve perseguire il lucro, è una banca, vedendo i bilanci, che ha un bilancio positivo, quindi non si spiega per quale motivo si debba chiudere questa banca, per quale motivo deve restare aperta solo 2 giorni a settimana. Non si può spiegare neanche che è una politica di risparmio, perché la politica di risparmio, mi sarei aspettato che qualche istituto, qualche filiale, magari vicino a San Marco, che è quasi un doppione, venisse chiusa e restiamo nella periferia a Baserici, dove ci vengono non solo i basericesi, ma ci vengono da San Bartolomeo, ci vengono da Foiano, da Castelvetro, e usufruiscono di questo servizio. Quindi mi sembra una politica atta che va nella direzione di isolare il paese, e a questo penso che l'intero consiglio, tutti quanti, ci dobbiamo ribellare. Ci proviamo, non ci riusciremo, non fa niente, però bisogna provarci. Anche perché bisogna vedere che spesso si sta parlando di queste aree interne, tutti quanti, regioni, province, vescovi, fanno convegni, conferenze per aiutare queste aree interne, questo è un modo per distruggere il nostro territorio, perché adesso ci toglieranno la banca, un giorno ci toglieranno la guardia media, man mano qui toglieranno tutti i servizi, quindi dobbiamo combattere per questo. Sto cercando di andare un po' veloce per un... Quindi a nostro avviso una banca dove anche i cittadini questi giorni, penso che chiunque di noi passa e vede sia il martedì che il giovedì, dal martedì alle 8 fino al pomeriggio alle 4, non è una banca. A nostro avviso una banca in questo modo, per me, penso per tutti quanti, è meglio che chiude. Non ha senso avere una banca dove io ieri sono andato a fare un'operazione che con scadenza, sono andato alle 2:15 per fare la fila alle 2:30, alle 2:15 davanti a me avevo 7 persone. Alle 3:30 chiude la banca, alle 2:15 stavamo a 30 persone, quindi avere una banca di questo senso non ha senso. Quindi se la banca ha intenzione di mandare via i clienti di Baserici non gli servono, quindi ce lo dicesse chiaramente, perché è meglio che chiude, uno trova altre strade. Perché portare questo in consiglio comunale? Perché diciamo noi non siamo d'accordo su come è stato inserito all'ordine del giorno questo punto, perché non è una discussione, è un punto che noi dobbiamo votare, perché dobbiamo fare un documento insieme da inviarlo alla banca, anche perché con delibera di giunta numero 88 del novembre 2011, cioè novembre appena passato, abbiamo rinnovato per altri 5 anni la convenzione alla tesoreria, l'abbiamo rinnovata agli stessi patti e condizioni, quindi quando la banca ha accettato questa convenzione, penso e immagino che non abbia detto che aveva intenzione di chiudere il servizio, altrimenti il Comune si sarebbe potuto riservare di rinnovarli, perché gli abbiamo fatto un rinnovo, una proroga. Quindi se questo è il loro modo di fare, noi che proponiamo? Proponiamo di votare e di mettere agli atti. Proponiamo al Sindaco e all'intero Consiglio Comunale di approvare all'unanimità questo documento con un atto deliberativo consigliare, al solo scopo di venire incontro alle esigenze legittime sia dell'ente comunale per la questione della tesoreria, sia di tutta la popolazione di Baserice, evitando i gravi disagi a tutti, rendendo così una giustizia sociale a tutti coloro che hanno i rapporti con la filiale di Baserice. Chiediamo con questo Consiglio Comunale che la filiale di Baserice ritorni ad offrire servizi a tutti, restando aperta 5 giorni a settimana, come è stato e come ha ben funzionato, almeno per chi ci operava, dal 1991 fino agli inizi del 2022. Quindi chiediamo che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente esecutiva e che la stessa venga notificata nei modi e termini di legge alla direzione della BCC di San Marco dei Capoti.
La nostra opinione è che se la banca deve continuare ad operare a queste condizioni, sarebbe meglio chiuderla definitivamente, magari si apriranno altre possibilità, l'ufficio postale potrà mettere forse un altro sportello, un altro operatore, qualche altra banca potrebbe provare o tentare di venire in zona, ma a questo punto a noi non conviene. Almeno quello che chiediamo noi di fare tutti insieme questo passaggio, poi certo, noi ci proviamo, sarà la banca dovrà trarre le proprie conclusioni. Se non vorrà fare così, io spero vivamente che tutti eliminino i propri conti, vadano altrove, in modo che se noi non serviamo alla banca, neanche la banca deve servire a noi. Tutto qui. Allora, aggiungo solo qualcosa e poi tiriamo la somma su quanto dicevi. Che da quando è uscito il foglietto di carta, anche l'amministrazione, io, il giorno dopo, due giorni dopo, ho chiesto ai vertici della banca di incontrarci, di discutere, e da quel giorno è successo già diverse volte che ci siamo visti, ci siamo incontrati in diversi paesi e questa cosa la si sta continuando a fare, perché come dicevi tu, la situazione è abbastanza insostenibile, vedere tutta quella gente fuori che aspetta con tutti i disagi, ma io stesso ho i miei disagi nell'andare in banca, quindi al di là di vedere le persone ho i disagi stesso io, ma penso come un po' tutti. E fin da subito abbiamo cercato di fare qualcosa, cioè per quanto possibile mi sono messo in contatto, non sono state sempre belle discussioni. Per quanto riguarda il mio post pubblico, e non alludevo perché non sapevo nemmeno chi l'avesse fatto, era proprio nel momento, come ho specificato pubblicamente, sarebbe bene anche riportarlo quando si dicono le cose, nel momento in cui io mi vado a sedere al tavolo delle trattative e mi sbattono in faccia il foglio e dice e si stanno raccogliendo le firme. Lo so che è legittimo, lo so che va benone, figuriamoci, ma nella trattativa non ti aiuta, perché dall'altra parte, come era immaginabile e come è successo, te la mettono in modo, diciamo, scherzoso davanti per dirti questo è. Ed era solo questo lo scopo di quel posto, nient'altro. Io stesso non sapevo, poi mi è stato passato il foglietto che era allegato e infatti non ho avuto niente da ridire su quello che si chiedeva, ma era bene sapere nel momento in cui vado a fare una trattativa almeno che ci stava scritto e non ritrovarselo davanti quando vai là a uso e consumo loro e non a vantaggio nostro. Ripeto, io non ho smesso né di sentirli né di vederli e non la smetterò finché non si riesce a ottenere qualcosa di diverso. Cosa si riuscirà a ottenere sinceramente non lo so, ma di sicuro non smetteremo di provarci. Il documento congiunto possiamo benissimo verbalizzare, credo di poter parlare da parte di tutta la maggioranza, che possiamo crearlo, possiamo inviarlo senza nessunissimo problema. Proprio perché, come dicevi tu, e siamo totalmente d'accordo, possiamo fare ben poco, ma per quello che possiamo fare facciamolo senza nessun problema. Per ora, quello forse che manca è il documento scritto, senza... scriviamo un documento che può essere mandato da un'istituzione come il Comune, però da come l'hai letto al di là della... Quindi io direi che possiamo verbalizzare tranquillamente, come mozione, lo sapete, ve lo ripeto sempre, si discutono le mozioni, ma si può deliberare, si può verbalizzare che siamo, credo, tutti d'accordo, a meno che qualcuno non lo è, lo può dire, che sottoscriveremo questo documento e lo invieremo alla banca senza problemi, fermo restando che comunque continuerò ad insistere con i vertici della banca affinché qualcosa cambi. Giustamente, questo intervento deve essere concreto e deve essere posto in essere nell'immediatezza, perché già col fatto che sono passati 3 mesi da quando abbiamo chiesto il consiglio, già si è affievolita l'azione. Perché no? Perché le spiego, almeno 100 persone hanno già chiuso i conti correnti perché per 3 mesi hanno dovuto fare file e soffrire disagi immani. Allora parecchie persone hanno chiuso il conto, ragion per cui una cosa è se si fa un'azione quando i correntisti sono X, una cosa è se si fa un'azione, la medesima azione in ritardo quando i correntisti sono in meno. Quindi
si perderebbe ancora di più, quella che si sminuirebbe l'efficacia dell'azione, perciò bisogna fare nell'immediatezza. Se lunedì ci siete, lunedì mattina, se non la ci siamo mette... ci mettiamo a disposizione, se non dovessimo esserci ci mettiamo a disposizione, perché da lunedì martedì dobbiamo e la inviamo anche lunedì in giornata, se non è mattina e pomeriggio, voglio dire, in si ogni può, momento una PEC si può ci inviare. Rendiamo disponibili in ogni va momento bene, va bene. Come no, certo, non si può, ma si può. Dicevo, mandata a siamo l'intesa, dove volevo mandare il conto corrente, a qualche parte. Ho detto, vabbè, ho parlato con la banca, ho detto sì, se tu vieni qua ti apri il conto, poi fatti venire la pensione. E così abbiamo fatto, tutto a posto, tutto bene, fino a che giorno che avete detto poc'anzi. E quindi io stavo andando tutti i giorni, venerdì, martedì e giovedì, e me ne vado sempre a casa. Allora ho pensato che mi devo alzare a mezzanotte per andare a fare la fila, anche ieri. Allora l'INPS non solo mi disse che il giorno 8 dovevo andare alla banca, non prima, mi va prima, l'hanno sempre data, però così a piacere, se no altrimenti il giorno 8 era per me. Oggi è giorno 8, dove vado? Se è chiusa, vi ringrazio e scusate. No, no, certamente, certamente. Buonasera, tu c'è. No, ha perfettamente ragione e credo che sia proprio quello che si stava dicendo, i disagi che si creano ai cittadini. Prego. Posso fare un intervento? Suge, pensa che te conosce. Buonasera, scusate, io volevo fare un intervento per quanto riguarda la banca. Qua non dobbiamo dire le cavolate, perché la banca sta aperta pure due giorni a settimana. Io ho un fratello che ha 6 anni che viaggia a Lucera e la banca ha chiuso. Ha chiuso anche la banca a San Bartolomeo un po' di tempo fa ed è stata trasferita a Colle. Cioè noi ci facciamo il problema di fare 15 chilometri di macchina perché sta aperto due volte a settimana. Ma non abbiamo detto la cosa principale, che lo Stato per entrare in banca ci fa fare il tampone, eh? Noi dobbiamo cacciare pure 15 euro per andare in banca. Cioè queste sono delle cose che uno deve anche sapere, non parlare alla mamma del vento, dire la banca Baselice sta aperto due giorni a settimana. Io ho un fratello che so 6 anni che viaggia per Lucera, è stato 17 anni a Foiano, quindi... Se lo vogliamo mettere con questa, su questa opinione, la diciamo tutta, altrimenti ci dobbiamo stare pure zitti. E statevi tranquilli che potete fare quello che volete, che se la banca ha deciso di chiuderla, ve la chiude e basta. Grazie e buonasera. No. Certo, no, no. Penso che era in aggiunta. È vero, no? Se in parte cogliamo quello che voleva dire Antonio... anche nei paesi vicino sono da anni che negli altri paesi le banche sono chiuse, con i disagi pure di chi ci lavorava, i disagi pure di chi ci deve andare. Ci sta gente che può fare qualche chilometro e si mette in macchina, ma ti dico pure che qualche volta ci ho provato, sono arrivato a San Marco e la situazione anche davanti alla banca San Marco era identica e precisa. Sembra allora a Molinara gestiscono pure le tesorerie comunali, quindi in una sorta di quello che ti dico, perché io stesso ogni volta che ci sono andato a parlare le ho provate a dire tutte, no, nella logica del perché una banca vicina a un'altra non chiude, cosa che ho fatto notare anche io, la giustifica è che settorizzando un po' gli impegni delle singole banche si riesce a tenerle aperte. Ma tutta sta
convinzione che anche Molinara o altri paesi rimangano aperti non ce l'abbiamo, nel senso che i ragionamenti che sta facendo la banca sono un po' meno locali di quanto immaginiamo, sono un po' più globali e potrebbero interessare anche altri paesi. Poi che nella fattispecie, in un certo senso, il nostro problema, le nostre energie le dobbiamo mettere su tenere la filiale di Basilicata aperta, questo non c'è dubbio. Ci sono altri interventi o possiamo dire... Volevo solo aggiungere una cosa, Sindaco. Allora, è vero, uno dice chiudono le banche in altre città o in altri posti, però noi o in altri paesi. Noi dobbiamo distinguere però se chiude una banca in una città come Roma, dove ci stanno 100 filiali, passo a 90, lo posso capire, faccio 5 chilometri in più, mi sposto da un quartiere a un altro, e uno potrebbe capire nella logica anche del ridurre le spese, no? Perché mo tutte le banche stanno puntando su fare dei conto correnti online, di ridurre il più possibile le spese e di tenere più alti gli utili. Ma una banca di credito cooperativo che nasce per il territorio non si può permettere di chiudere, secondo me, una banca che è nata a Basilici e a San Marco. Cioè, noi siamo stati i principali contocorrentisti, i principali soci che hanno permesso a questa banca di diventare quello che è la banca di adesso. La banca di credito cooperativo che è nata in questo territorio e che poi ha fatto l'accordo con Galvi, okay, ha preso gli utili di tutti i correntisti del popolo di Basilice e di tutto il territorio del nostro comprensorio e adesso sta spostando i nostri fondi verso qualcos'altro. Questo no, io non lo condivido una cosa del genere, perché se è una banca del territorio, deve essere una banca del territorio, lo sportello deve restare nel territorio dove ha permesso quella banca di diventare quello che è adesso, non che quando mi serve vengo qua, quando non mi servo più me ne vado da un'altra parte, perché non ci stanno più quei famosi utili che posso capire ci potevano stare 20 anni fa, che invece di essere 2.000 abitanti oggi eravamo 4.000, il doppio, no? Però se vogliamo ragionare come utilità del territorio, essendo l'unica banca adesso che ci rimane, non possiamo non fare un'azione concreta di dire o resti qua oppure noi cancelliamo tutto e prendiamo un accordo con un'altra banca che viene sul territorio. Cioè, un'azione di forza uno lo deve pure fare per far capire che non ci possono trattare in questo modo. Io di questa cosa qua non me ne ero manco interessato principalmente perché non lo sapevo di questo. Io non sono un contocorrentista, però è tutta la mia famiglia che ci sta là, però che sono soci primari, cioè quelli che hanno permesso di far diventare quella banca quello che cos'è. Però se adesso, come dice giustamente il signore, come dici tu, ma sta là per fare una fila 5 ore, e che se crede che noi non dobbiamo lavorare? Cioè tu quando perdi 5 ore, un professionista, se perdi 5 ore, se ho 20 euro faccio minimo, ha perso 100 euro per risolvere un problema, perché non sto lavorando. Cioè è solo questo, cioè ragioniamo su questa Andò, ci possiamo, andò, il discorso qual è? Ci possiamo provare? Ma non ci può provare, perché tu puoi fare tutti i buoni che quando pensano proprio, scusate. Antonio, signori, Antonio, Nicola, penso che stiamo dicendo tutti la stessa cosa, abbiamo ribadito tutto lo stesso concetto, è chiaro che c'è il disagio per i cittadini, il disagio per chi ci lavora, perché non ci dimentichiamo che il disagio è stato creato anche a chi in banca ci lavora, lo è stato in passato, Antonio è testimonianza, lo è anche adesso perché si stanno creando disagi pure a chi ci lavora in banca, quindi io credo, siamo tutti d'accordo, il disagio c'è. Quello che possiamo fare, lo faremo, lo stiamo già facendo, lo si è fatto con firme, incontri, si proseguirà, si sottoscriverà questo documento
e ci si proverà. Quello che sarà l'esito è ovvio che non è legato all'azione del comune, dovrebbe essere più da parte dei soci, si è anche ipotizzato un'azione forte da parte dei soci che va valutata, perché a pro e contro tutto questo ci sta che qualcuno poi sarebbe veramente in forte difficoltà. Trovare un'altra banca sul territorio non è cosa così semplice, perché di filiali di banche che ne stanno chiudendo a bizzeffa di certo non ne arriva una che con facilità apre. Quindi sono delle considerazioni da fare un po' più approfonditamente, senza farne un ragionamento di lotta. Aprire un'altra banca è complicato, stanno chiudendo veramente dappertutto. Comunque credo che, se siete d'accordo, tra lunedì mattina, nella giornata di lunedì, sottoscriviamo e inviamo per PEC il documento comune da parte di tutti. Va bene? Certamente la domanda la leghiamo, è quello che insomma viene fuori dal consiglio, che si scriverà questa cosa. Passiamo al terzo argomento, che è la mozione per la richiesta di rimborso fornitura energia elettrica per il blackout del 26 e 27 febbraio 2022, mozione fatta dal consigliere Cormano, a cui cedo la parola e prego. Allora, sappiamo tutti benissimo che il 26 febbraio, in seguito a delle precipitazioni di neve, c'è stato, col passare del tempo e col fatto che le precipitazioni di neve si sono intensificate, c'è stato all'inizio ogni 30 secondi, ogni minuto, un breve distacco della corrente, poi da verso le 23, le 24, sempre del giorno 26, fino almeno alle 13.30 per alcune zone del 27 febbraio ed oltre in altre zone del territorio di Basilice, il distacco completo della corrente elettrica. La richiesta che ho fatto io era una semplice richiesta per cercare di fare in modo che questo rimborso automatico, che dovrebbe venire direttamente dall'ARERA e incluso nel documento della fatturazione che arriva di volta in volta a casa quando si devono pagare le bollette, poteva essere facilitata dal fatto di dichiarare lo stato d'emergenza, perché spesso è successo che l'ARERA, quando c'è stato pure il distacco della corrente oltre le 12 ore, pur essendo un obbligo di legge, trovava una scusante per non pagare questo rimborso, e ci sono state pure delle sentenze che hanno dato ragione all'ARERA di non pagare. La richiesta che avevo fatto io era soltanto, visto adesso non lo so se è stata fatta questa cosa, io l'avevo presentata il 27, era quello di attivare subito la procedura di calamità naturale di eccezionale avversità atmosferiche, per fare in modo che l'Enel sapeva che sul nostro territorio era successo un evento avverso e si doveva di conseguenza comportare in un certo modo. Era tutto qui il discorso di questa mozione, anche perché già esistono dei tabulati che l'ARERA deve fare, degli indennizi automatici in base a quante ore, a quanto kilowatt, se l'utenza è privata o se l'utenza è pubblica, se c'è un lavoro o meno in una determinata utenza. Quindi in base a queste cose qua poi l'ARERA faceva fare all'azienda che ha l'utenza, che gestisce quel tipo di utenza, i conti per avere i rimborsi automatici all'interno della bolletta. Anche perché, parlando poi con alcuni cittadini, sono venuto a conoscenza che questo tipo di distacco ha creato qualche problema soprattutto alle aziende e soprattutto agli alimentari che tengono surgelati e che tengono alimenti nei banchi frigo, soprattutto formaggi, che dopo un certo periodo di tempo, passata una certa ora, possono subire dei danni. E soprattutto si poteva vedere, e si può vedere, io questo non lo so, io ho fatto una mozione giusto per dare là, che col fatto che ci sta sempre questo continuo sbalzo di corrente elettrica e questo continuo
assenza di 30 secondi, un minuto, poi risalta gli sbalzi di alta tensione, si sarebbero potuti rompere anche delle apparecchiature elettroniche. Quindi questo poteva aiutare e può aiutare gli utenti. Ora, non so se questa cosa dell'attivare la procedura di calamità naturale per eccezionale avversità atmosferica è stata fatta oppure non. Io questa mozione l'avevo presentata il 27 febbraio e quindi siamo adesso a dopo 40 giorni e quindi non saprei dire adesso com'è la situazione. Ok, grazie. Allora, in merito alla mozione e a quello che è successo, sì, l'indennizzo è automatico. Io ho parlato con l'Enel, che mi ha garantito che il problema non era affatto locale, e se hai seguito la cosa, era del sud Italia. Parte del sud Italia è stata interessata da questa cosa. Localmente quello che è successo è alcune cabine dell'alta tensione, cominciando da San Giorgio e man mano poi a catena fino a San Bartolomeo. Quindi è un qualcosa di riconosciuto, oltre è stato riconosciuto dagli operatori, dai singoli operatori e più dal gestore delle linee. Quindi la caratterizzazione di questo blackout è stata fatta fin da subito e la cosa ci ha tranquillizzato perché è stata riconosciuta immediatamente, non poteva essere altrimenti perché non era Basilice il comune interessato, ma era il sud Italia. Il rimborso, tu citavi 40 giorni, il rimborso è dovuto nei 60 giorni. Allo scadere dei 60 giorni, se non si ottengono in bolletta sotto la voce specifica di questi ristori dovuti alle ore, all'utenza privata, all'utenza agricola, se e tutti insomma attraverso i vari criteri che sono stabiliti appunto dalla delibera dell'ARERA, dopo i 60 giorni il cittadino può scrivere al proprio operatore e chiedere perché non gli è stato riconosciuto questo indennizzo. I 60 giorni ancora non sono passati, io lo sto anche monitorando personalmente. Passati i 60 giorni, l'azione che si farà sarà quella di aiutare i cittadini nella predisposizione di questo modulo per richiedere al proprio operatore, diciamo, l'indennizzo dovuto. Ci sono altri interventi in merito? Bene, procediamo. Le mozioni si discutono, dimmi che cosa volevi che ti venisse approvato, perché mi sembra che la risposta era abbastanza implicita nel fatto che l'indennizzo è stato riconosciuto ufficialmente dall'Enel, è una cosa che riguarda il sud Italia, credo che ci dà abbastanza garanzie. Il mio impegno con i vertici dell'Enel di sapere insomma che questa cosa è riconosciuta a livello del sud Italia. Già è la mozione allegata e quindi verrà verbalizzato semplicemente questo scambio. Va bene? Passiamo all'argomento numero 4. Istituzione punto raccolta della sede comunale di beni di prima necessità da destinare al popolo ucraino, se non erro da parte di Nicola. Dato noi, però sì. Alla fine è superata perché alla fine sembra... Credo che il giorno dopo, il giorno stesso... In concerto con le altre associazioni sia già stato fatto quello che... Istituimmo come comune, dopodiché credo che sia abbastanza su base fissa quello della Caritas e della Misericordia. Sì, quindi sì. Diciamo perciò che... dico, su questo punto non, diciamo, è superato dai fatti. Purtroppo la guerra in questo caso non è siamo superata. Stati veloci, solerti. Meno male. L'argomento numero 5... Discutere la mozione aree interne, programmazione della strategia nazionale aree interne, denominato SNAI, candidatura della Val Fortuna all'area interna da inserire nella SNAI. Credo che sia una proposta del consigliere Cormano, a cui lascio la parola in merito. Riguardo alla mozione dell'area interna della SNAI, volevo fare anche una precisazione che sempre per quanto riguarda SNAI e PNRR, soprattutto PNRR, io ho presentato il 5/12/2021 con protocollo 10.9.34 una mozione proprio per discutere del PNRR, però questa cosa qua
dopo quasi cinque mesi ancora non è stata presentata in consiglio. Ed era una mozione che serviva proprio per discutere dei famosi fondi del PNR e cercare di discuterne in consiglio. C'era tutta una proposta che avevo lanciato, però vedo che questa qua non è stata portata in consiglio, però adesso credo pure per questo una... è superato, credo. Perché tutti i bandi PNRR sono stati già quasi tutti ne stanno uscendo altri, ce se ne stiamo altri. Seguendo per quelli proprio... dove il comune è candidabile, sì. La candidatura si farà. Alcuni... No, poi per quanto riguarda la SNAI volevo aggiungere solo una cosa. Io ho preparato un discorso che volevo leggere. Ci tengo a precisare prima di tutto che la mozione che avevo chiesto, qui c'è scritto approvazione, votazione, approvazione del documento aree interne e candidature della Valfortore nella rete SNAI, poi è diventata solo una semplice discussione, perché io avevo allegato alla mozione tutto un documento che doveva essere inviato poi in regione. Veniamo ai fatti di come si sono svolti. Prima di tutto voglio ringraziare soprattutto il presidente della comunità montana, in qualità il sindaco Sacchetti di Montefalcone, e poi tutti i sindaci che hanno portato avanti la candidatura dell'area Fortore nella SNAI. E al tempo stesso voglio anche ricordare il perché ho intrapreso questa iniziativa. L'Agenzia per la Coesione Territoriale, insieme al Ministero della Coesione Territoriale, nel 2013 aveva istituito un progetto di identificazione e di sviluppo delle aree interne facendo la strategia nazionale delle aree interne. Con l'accordo di partenariato 2014-2020 con un progetto pilota venivano individuate 72 aree interne. Nella regione Campania, precisamente nella nostra provincia di Benevento, rientrava solo l'area del Tammaro Titerno. Il Fortore, che invece era la zona con gli indici peggiori in tutto il resto d'Italia e quindi quella che avrebbe avuto i criteri maggiori, non rientrava nella strategia SNAI. Un gruppo di sindaci, la quasi totalità dei sindaci della comunità del nostro territorio, nel 2019 presenta una proposta di candidatura dell'area Fortore nella SNAI, proposta però che non era andata a buon fine perché in quel periodo il Ministero della Coesione Territoriale e l'Agenzia della Coesione Territoriale non aveva dato la possibilità di accettare ulteriori inserimenti all'interno della nuova area. Quindi quella proposta non era mai stata valutata dal Ministero della Coesione e dal Ministero per il Sud, come anche comunicato dal consigliere della SNAI, il dottor Domenico Campacorti, il quale tramite articolo a mezzo stampa elencava poi tutte le candidature che erano prevenute da quando erano state riaperte le possibilità di candidarsi, ossia novembre-dicembre 2021. Venuto quindi a conoscenza di questo, che quindi il Ministero del Sud aveva invitato i presidenti della regione ad individuare nuove aree interne da inserire nella rete SNAI per la programmazione 2021-2022, ho riportato tutto il tema dell'area Fortone all'attenzione di tutti i sindaci del territorio, a riprendere in mano tutte quelle iniziative che loro avevano fatto nel 2019 per ripresentare un nuovo progetto, visto che erano stati riaperti i termini per inserire le nuove aree. Ho quindi inviato a tutti i sindaci dei comuni della Valfortore tramite MelPEC un documento programmatico che si poteva ampliare, si poteva modificare, migliorare per presentare la Valfortore all'interno della rete SNAI. Nella prima proposta, che quindi è quella che stiamo discutendo oggi, che è il quinto punto all'ordine del giorno di questo Consiglio, avevo fatto un'analisi territoriale sulla marginalizzazione che questo territorio ha dei servizi offerti alla popolazione, sullo spopolamento del territorio, sull'assenza di infrastrutture, sull'alto tasso di disoccupazione giovanile, sull'invecchiamento della popolazione locale, col serio rischio di scomparsa di questi paesi nell'arco di 50 anni. Avevo quindi provato a dettare delle linee programmatiche per la sanità, l'istruzione, il trasporto, la mobilità, la conservazione del patrimonio artistico e culturale, la tutela del territorio, mettendo in atto una serie di provvedimenti per provare ad arginare e frenare i problemi della disoccupazione giovanile con la creazione di posti di lavoro, dell'invecchiamento della popolazione e il potenziamento dell'offerta formativa e qualitativa e quantitativa dei servizi.
A quel punto, quando il presidente della comunità mondana ha preso in mano la situazione, sono stato anche contattato da lui, il quale mi ha chiesto una mano nel redigere il piano sanitario. Lo ringrazio quindi perché mi ha dato fiducia in me nel scrivere una parte di un programma per far rientrare l'area Fortore nella rete SNAI. In un consiglio di comunità mondana, adesso non so quale, quando c'è stato, questa mozione pare che sia stata presentata, non so adesso come è andata a finire, non se non è stata presentata o meno, quindi mi auguro che si vada avanti e che questa mozione dell'area interna del Fortore arrivi negli organi competenti. Grazie. Provo anche a recapitolare e a fare delle piccole correzioni, non importanti, ma secondo me, che ci fanno capire bene la cosa. Quella che fu presentata è l'iniziativa del 2019, iniziativa iniziata dal sindaco di Apice, dal comune di Apice, non era la presentazione del progetto alle aree interne, perché non c'era candidatura possibile, era mettere su un gruppo di comuni con un documento che appunto dicesse questi comuni in una comunità montana allargata, quindi con più comuni di quelli che normalmente ci sono nella nostra comunità montana, un documento di sintesi, ma che metteva insieme questa volontà di costituire un'area interna del Fortore. Precisiamo subito chi c'era, chi non c'era, da quando è iniziata. Questa è una cosa che è iniziata credo nel 2014 e non ci si è mai occupati della questione, mai, fino ad arrivare al 2019, da quando siamo stati eletti, ma è stato il sindaco di Apice ha portato avanti questa iniziativa. Dopo non è servita a niente, perché il tutto è rimasto bloccato finché all'epoca c'era Todisco, con cui ci siamo rapportati per creare questo documento. Dopodiché la situazione è semplicemente arenata, come succede per molte cose. Quello che poi è successo e che ci dovrebbe far riflettere sull'azione territoriale che non riusciamo mai a fare, e che anche su quella proposta, che era una proposta iniziale, era un documento di sintesi, da lì doveva cominciare il vero lavoro a costruire un documento di strategie e programmazione dei territori interessati, da poi presentare per farla diventare. Non si è mai fatto, per veti personali, per veti di pochi rispetto a una certa politica o rispetto a un'altra, e quindi la cosa di per sé si è spenta. Dopodiché è stata ripresa quando ultimamente a Benevento c'ero io, c'era il sindaco di Apice, c'era il sindaco di Molinara, abbiamo incontrato Gambacorta, abbiamo iniziato e insistito nuovamente per mettere su questo discorso, che in fondo non si era mai spento, ma l'azione non era mai andata avanti perché non c'era la volontà da parte di tutti. Perché se non c'è la volontà da parte di tutti e c'è qualcuno che ne fa una questione politica, una strategia di area interna non andrà mai avanti. E c'è da dire un'altra cosa. Per la strategia delle aree interne bisogna candidarsi. E questa cosa è un concetto che io ho ribadito su tutti i tavoli, ma non so perché, è proprio difficile da capire. Saremo anche area interna, e lo siamo, ma per la strategia delle aree interne bisogna candidarsi. Noi non ci siamo mai candidati, perché siamo riusciti con la nostra frammentazione a non riuscire mai ad essere uniti e presentarci. Siamo interni, abbiamo tutti i disagi di questo mondo, sì, ma non basta raccontarli o raccontarceli, bisogna proprio fare un'operazione di candidatura. Quello è un programma, quello è un progetto che se non ti ci candidi non riesci a entrarci. Dopo aver incontrato per la prima volta Gambacorta, il problema si è delineato, si è capito che cosa era successo in tutto questo periodo che continuava a bloccare la possibilità di creare un'area interna. Ad un certo punto, come sempre succede, negli anni dal 2019 in alcuni comuni si è votato. Alcuni di questi comuni, uno in particolare, ha creato una sorta di, avendo già firmato questo documento, diciamo, tutti i comuni della comunità montana, più altri non della comunità montana, tre o quattro comuni della comunità montana, mi sembra quattro, si sono
si sono in un certo senso, hanno firmato un altro documento preparatorio per un'altra area interna, spezzando di fatto quello che era il territorio, perché a quel punto, e c'è stato detto chiaramente, ma non si capisce quante aree interne volete fare, gli stessi paesi. Ne avete proposto uno nel 2019, che non significa niente, ma c'era un'unione di comuni. Dopodiché una parte di questi comuni si mette insieme con un'altra parte di questi comuni. Parecchi già facevano parte della compagine precedente, altri se ne sono aggiunti. Come stanno le cose? Non faremo niente. Ci si è lavorato. Si è riuscito a trovare un accordo e una modalità per uscire da questa cosa, che è stato appunto quello di presentare la candidatura come area interna, come comunità montana, e non come associazioni di comuni, nel senso dei singoli comuni che si mettono insieme, come era stato tentato di fare per due in due volte e in maniera uno peggio dell'altra. Lo si è fatto come ente comunità montana, quindi ci si è lavorato e si è presentata questa candidatura. Ti facevo segno di no con la testa sulla tua mozione, perché non è stata in un certo senso portata sul tavolo della discussione, perché non c'è da portare sul tavolo della discussione un programma, la parte sanitaria e tutto il resto. Si è messo su un documento di sintesi, di analisi dello Stato, come previsto proprio dai modelli della candidatura, e quindi con tutti gli indici che prevedeva questa domanda, ed è stata presentata. Non facciamoci nemmeno false illusioni. Io credo che siamo arrivati molto in ritardo, che questa soluzione sia un ottimo principio di soluzione, e cioè che un ente cominci a funzionare come tale e che faccia quello per cui è preposto a fare, e che noi singoli comuni cominciamo a fare l'interesse del territorio e non del singolo comune. Il primo passo è stato fatto, un primo documento è stato inviato, la candidatura è all'attenzione della regione, che poi candiderà presso il Ministero quelle che sono le ulteriori aree interne. Una già l'ha candidata, c'è spazio credo per un'altra, forse per una terza, e lì la nostra speranza, la fiammella è ancora accesa, si sta facendo di tutto per cercare di mantenere alta l'attenzione sull'area interna del Fortore campano, perché l'area del Fortore molisano si è preparata molto bene, c'è stato un bel lavoro. In sintesi, qualcosa è stato fatto, non illudiamoci di riuscirci, ma di sicuro è un ottimo passo. Ci saranno anche altre occasioni, non è questa l'unica apertura, ce ne saranno altre. È ovvio che è vero, ce ne saranno altre, ma quando le si perdono sappiamo benissimo quello che perdiamo. Poi quello che ci sarà dobbiamo essere bravi a costruirlo. Se nel frattempo questa sintesi che si è trovata per adesso regge. Sì, no, Sindaco, il fatto che io non l'ho voluto mettere nel discorso, che qualcuno ha fatto un doppio gioco giocando su due candidature, è stata veramente un'operazione poco corretta per la restante parte del territorio. E sappiamo chi sono questi comuni. Ha poca importanza. Adesso speriamo che questa proposta faccia l'iter giusto. Io mi ero solo tanto impegnato, visto che conoscevo questa tematica, perché mi ero occupato di questa cosa, di portare all'attenzione di tutti i sindaci della Val Fortore, perciò avevo inviato la mail PEC, fatto un post pubblico taggando tutti, di provare a trovare quell'unità che noi abbiamo sempre discusso, che non, però non si è mai trovata. Speriamo che questa volta sia la volta giusta e la volta buona, che possiamo anche noi candidarci e avere il riconoscimento di area interna, di strategia all'interno, anche perché se andiamo a vedere gli indici del nostro territorio sono peggiori in tutta Italia. Io me lo so, sono quasi peggiori in tutta Italia. D'accordissimo, ti dicevo semplicemente. Quindi noi avremmo più diritto di tutte le altre aree interne, visto che sono i peggiori indici di tutta Italia, a entrare in questa famosa strategia delle aree interne. Oltretutto è pure tutto un gioco politico, questo lo sappiamo, perché chi decide è dall'alto, però il fatto di averci provato, il fatto di aver provato a fare un progetto, anche se ci siamo arrivati in ritardo,
non c'è un bando dove si dice entro questo giorno dovevi consegnarlo. Per cui c'è. Come che c'è? Certo. E qual era la scadenza? Era la fine di marzo. Fine di? Marzo. Ah. 31, credo proprio l'ultimo. Non avevo visto questo. Quando dicevi e ribadivi la questione degli indici, d'accordissimo, ma non c'è. Io quello che precisavo poi, e questa cosa è un diritto, il problema è che tu di fatto sei un'area interna, questo è incontrovertibile, noi siamo in un'area interna, ma non acquisisci un diritto quando ti devi candidare a qualcosa. Ecco perché io sottolineo l'importanza dell'unione del territorio. O meglio, quando bisogna fare l'interesse del territorio, i campanilismi vanno lasciati da parte. Cosa molto difficile, ma molto difficile, non solo per questo argomento, ma per tanti altri argomenti, lo sai bene. Bene, se può essere soddisfacente. Se possiamo ritenere soddisfacente la trattazione di questo punto. Non ha senso perché l'ha presentato ente comunità montana. Inoltre ci tengo a dire, le mozioni si discutono, dopodiché si accettano, si verbalizzano, si decide di fare cose, ma non si votano. L'argomento numero 6, l'esenzione riduzione IMU 2022 per i locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di imprese, associazioni sportive e culturali. Credo che l'abbia presentato. Sì, abbiamo presentato noi, sì. Sindaco, in merito a questo punto, penso siate un po' tutti d'accordo. Diciamo, questa proposta ha quale scopo? Quello di dare un po' più di respiro ad alcune categorie di lavoratori particolari che hanno subito, come tante altre persone del resto, dapprima una crisi socio-economica causa Covid, ovviamente, che ha colpito un po' tutti indistintamente, e poi successivamente da un'altra crisi che è quella che scaturisce direttamente dalla guerra in Ucraina. Quindi che cosa è successo? Che le utenze, quindi le bollette di luce e gas sono arrivate alle stelle e penso che queste categorie, quali commercianti, titolari di esercizi commerciali, artigiani, siano quelle categorie più colpite perché hanno avuto un doppio disagio, hanno subito. Oltre all'aumento sulle utenze domestiche, subiscono un aumento eccessivo sulle utenze commerciali, quindi si sono triplicate, se non quadruplicate, le bollette, soprattutto dell'energia elettrica e del gas. Quindi, alla luce di questo, pensiamo sia opportuno intervenire per cercare di dare un po' di sollievo a queste categorie di lavoratori e quindi per mitigare un po' gli effetti devastanti della crisi abbiamo pensato di fare questa proposta. Allora, che è lodevole, e l'abbiamo presa in considerazione, ti dico dove più o meno siamo rispetto, ovviamente siamo d'accordissimi. Il finale o l'esenzione totale o comunque una riduzione sostanziale che possa... Dicevi del 50% nella... o totale o... è ovvio che quando parliamo di queste cose dobbiamo anche fare i conti un po' con la realtà del bilancio. Ora, facendo un po' di calcoli, non tutto è completato, lo si sta facendo e di questa cosa possiamo aggiornarci anche in seguito. Quello che è stato fatto quando sono state approvate le tariffe è già quello di scegliere il minimo, no? L'8,6 per mille rispetto al 10,6 per mille che si poteva, che è previsto, diciamo, dalla legge. Quindi già di base il comune di Basece si mantiene sul minimo tariffario. Per venire incontro e capire un po' sia numericamente sia proprio la fattibilità di questa cosa. Innanzitutto va detto che dal 2020-2021 tra decreto sostegni, sostegni bis, rilancio, sono state individuate delle esenzioni per l'IMU per determinate categorie, non dico tutte, ma più o meno diciamo... No, vabbè, quella non ha scopo di lucro, ma in realtà si è stato fatto per agriturismo e per il settore turismo, con delle esenzioni molto, diciamo, dovute, insomma, alla difficoltà. Qualche difficoltà c'è, non tutte le categorie, perché c'è anche una quota Stato, in quelle di è possibile fare questo ragionamento, e di altre dobbiamo fare un'altra considerazione che non è conclusiva, nel senso che questa cosa la stiamo ancora cercando di circoscrivere.
Non tutti gli immobili sono di proprietà di chi gestisce anche l'attività. Quindi quello che si può creare è che non andrebbe a diretto beneficio di chi invece ha in affitto quella struttura. E allora si deve fare sto lavorio. Però quello che succede è la prima domanda che mi sono fatto. Non ho ancora la risposta e la pongo come domanda. Poi approfondiamo con gli uffici, perché si fa tutto con gli uffici questa cosa. Non è che andiamo a creare una sorta di aiuto iniquo, o meglio, se prendiamo la categoria di chi fa impresa e si diceva attività commerciale, artigianale di impresa, non vorrei, e va calcolato, che aiutiamo determinate aziende, X, non le so ancora quantificare, e ne restano fuori altre, perché? Perché se sono in affitto, e quindi diciamo, andrebbe al proprietario, che di certo non riconosce, quindi questa cosa dobbiamo stare un po' attenti. Ma nello spirito della proposta, quello che si può pensare di continuare a fare, e non sull'IMU ma sulla Tari, ma detta così, ora andrebbe quantificato di che gettito parliamo, nel senso se uno è irrisorio e uno invece era importante. Sulla Tari, perché dico la Tari o cambio tassa? È perché semplicemente quello poi è sicuramente individua tutti. Se tu scegli quella categoria, a prescindere da quale stabile occupa, quella è di servizio e quindi comunque interesserebbe tutti. È stato già fatto, perché anche col Covid anche esenzioni sulla Tari, anche Baselice ha fatto la sua parte con fondi riconosciuti, con qualcosa, non so se qualcosa era anche di bilancio, forse la minima parte c'era anche di bilancio, ma diciamo la gran parte l'ha fatto degli stanziamenti in tal senso. Quindi direi che anche qui siamo d'accordissimo, ci si sta lavoricchiando per quanto riguarda la fattibilità per non creare qualcosa di iniquo. Va capito pure di quanto parliamo, orientativamente sembra che potrebbe essere possibile tra le varie categorie per un gettito di 11.000 euro, che se glielo riconosciamo al 50% bagnerebbe le casse comunali di 5, 6, 7 mila euro, probabilmente nemmeno una cifra enorme. Va capito. Dobbiamo questa cosa, perché se riconosci un 50% a qualcuno e su un altro, e poi va capito il numero delle persone in affitto rispetto a chi ce l'ha in proprietà. Sì, vabbè, si rischia di aiutare poche. Sì, 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 ma si aiuterebbe comunque, ma non è giusto aiutare poche e non tutte. Certo. Va trovata una soluzione che vada in tal senso, sì, precisa come l'hai raccontata e scritta, ma che possa riguardare un po' tutti. Poi che si chiami IMU, si chiami qualcos'altro. Sì, basta che si dà un po' di respiro a queste categorie, in un modo o nell'altro. Poi è normale che la proposta è generica, deve essere adattata ad ogni fattispecie, perché si deve evitare di creare disparità, ovviamente. Però la proposta, il senso della proposta è questo, e che aiutiamo queste persone riducendo la Tari o l'IMU, basta che si dà un po' di respiro a queste categorie. Vabbè. Questo era lo scopo. Sì. Credo che siamo tutti d'accordo, ci siamo un po' spiegati quello che, insomma, dove si è arrivati in merito alla proposta. Passiamo all'argomento numero 7, che è l'adesione del Comune di Baselice alla fondazione, in qualità di socio fondatore, la fondazione dell'Istituto Tecnico Superiore per l'Efficienza Energetica, Energy Lab di Benevento. Lo spiego brevemente, ho già avuto modo di dirlo, ma è giusto che ce lo diciamo ancora. L'occasione è quella di, come Comune di Baselice, entrare a far parte di questa fondazione per la formazione post superiori. Quindi, il concetto qual è? Di avere una sede di questo centro di formazione che riguarda l'Istituto Industriale di Benevento, Bosco Lucarelli, l'Università del Sannio, diverse aziende, tra cui anche aziende grandi e importanti, SPA e aziende comunque sia del territorio che con sede a Napoli, più istituti e centri di formazione. Lo scopo qual è? Cercare di specializzare i ragazzi che vengono fuori dalle superiori con una preparazione
già buona, ma magari non specifica per quella che è l'esigenza attuale delle imprese. Questo è un tema che è stato affrontato anche spesso in Confindustria, nelle varie Confindustrie, ma anche quella di Benevento. Ci si diceva pronto a un passo importante come può essere quello di, anche da parte delle società, di partecipare a questa fondazione, e lo si sta facendo, per un totale di insegnamenti di 2000 ore da spalmare in 2 anni, 1200 in aula, docenti che insegnano e esperti delle varie aziende che partecipano sempre nell'insegnamento, su delle tematiche care dove le aziende vogliono ragazzi e ragazze specializzate, persone specializzate, o meglio, con una conoscenza più approfondita di quei temi di loro interesse, così poi da fare 700-800 ore di stage in azienda, e finora in Italia, non a Benevento, non può essere una percentuale che riguarda questo ITS perché è iniziato a funzionare da poco, con un tasso di assunzione dell'80%. Quindi la gente, i ragazzi, perché poi c'è un limite di età e quindi si parla di ragazzi, che dopo le superiori decidono di partecipare a questo ulteriore percorso formativo, si specializzano in alcuni settori, si creano delle classi, quella classe specializzata per un argomento, un'altra classe specializzata per un altro argomento. L'idea è quella di avere una classe a Basilici che raccoglie un po' il bacino di utenza fortorina, crei dei specializzati, dei ragazzi alla fine di questo percorso specializzati che probabilmente sono più facilmente inseribili in un contesto lavorativo. Quindi l'azione del comune in tal senso è quella di favorire magari l'appetibilità dei nostri ragazzi alle aziende che sul territorio o nell'intorno del nostro territorio possono essere interessate a queste figure. L'interesse c'è, anche parlando con delle aziende che già sono all'interno della fondazione, di altre che sto cercando parimenti all'inserimento del comune di Basilice, anche di far partecipare altre aziende, così da avere una vera domanda di ragazzi specializzati in qualcosa e quindi anche di rispondere a questa domanda con un'offerta specifica. Devo riconoscere che nella proposta che ho scritto io c'è al secondo punto di approvare l'adesione alla fondazione di partecipazione denominata Energy Hub per la costituzione, in realtà è per la partecipazione. La fondazione è già stata costituita, ma va solo noi, entriamo come soci fondatori, non entriamo con economicamente versando somme, ma mettiamo a disposizione lo stabile, come ho già avuto modo di dire. Per adesso l'intenzione è quella di utilizzare la parte non completa del Palazzo Lembo, quindi sfruttare l'occasione per cercare anche di completare quella parte, oltre al fatto che c'è una proposta sul PNRR in tal senso, che guarda anche a questa cosa, ovviamente. L'ultimissima cosa, e poi cedo la parola a chi vuole aggiungere altro, è un'occasione. Io già ho avuto modo di parlare spesso con chi ha anche degli altri comuni che già fanno parte di questa fondazione. È anche un finanziamento, si apriranno a brevissimo finanziamenti del PNRR anche per gli ITS, quindi per questo tipo di fondazione. È anche un modo per non farci trovare impreparato, farne parte vuol dire pure prendere parte alle nuove progettualità. La Regione ha ribadito che continuerà a finanziare, è un qualcosa che c'è in Italia, ma anche la Regione Campania fa egregiamente la sua parte, rifinanzierà questi ITS. E ripeto, l'opportunità è abbastanza importante e a mio avviso non bisogna lasciarsi scappare quella che può essere un'opportunità, poi nulla è certo. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere altro in merito... Perché mi ricordo che ci avevo sempre provato a fare questa cosa qua, però volevo aggiungere una perplessità in questo documento. Io ho passato un'intera giornata a capire come poter entrare in questa fondazione. Perché dico questo? Perché nel punto 7, adesione in qualità di socio fondatore alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'Efficienza Energetica. L'atto costitutivo
davanti al notaio dove si incontrano i soci fondatori è stato fatto il 5/3/2018. Ora, non, almeno dai pareri che ho preso io, qua ci potrebbero dire gli altri legali, se, è questo, se si può aggiungere un socio fondatore quando già è stato fatto un atto costitutivo davanti al notaio e dove sono già comparsi i soci fondatori di questa fondazione. Quello che ho voluto capire io, al di là del progetto che è bellissimo, è provare a capire come noi possiamo addentrarci in questa fondazione. E ho provato a leggere lo statuto che non c'è, ma ho letto l'atto costitutivo. Sì, ci sono solo alcuni articoli, non c'è tutto l'articolo, perché normalmente c'è l'atto costitutivo dove si richiamano alcuni articoli e poi dovrebbe essere depositato lo statuto che spiega come ci si fa a diventare soci, come funzionano tutti gli organi. Esatto, quello, esatto. Allora, a quel punto io mi chiedo, bellissimo progetto, ma noi in qualità di come ci possiamo entrare dentro? Perché nel modulo che c'è scritto allegato al corpo della delibera c'è l'adesione in qualità di socio fondatore. Io mo qui chiedo, socio fondatore forse secondo me non si può fare, ma bisogna vedere all'interno del regolamento se possiamo essere soci sostenitori, soci che partecipano, soci finanziatori, cioè questo dovrebbe essere disciplinato all'interno del regolamento della fondazione, però questo statuto della fondazione all'interno di tutta la proposta non c'era, quindi io mi chiedo, al di là del progetto, quello che dobbiamo approvare oggi, visto che un documento è ufficiale, e lo chiedo agli avvocati che stanno qua, è possibile aderire come socio fondatore quando l'atto costitutivo è già stato fatto o ci vuole essere un'altra tipologia di adesione? Questo lo chiedo sia a Paolo che a Nicola. Altrimenti che cosa votiamo, ragazzi? Cioè, sì. Questo lo vorrei capire. Vabbè, ma allora il sindaco si può, cioè, ci si riserva di valutare meglio la questione, però io penso che si voglia partecipare quale socio ordinario, semplice. Perché socio fondatore non lo puoi essere, perché nel momento in cui diventi socio fondatore lo diventi nel momento stesso in cui tu fai l'atto costitutivo, sono presenti i soci che fondano quella associazione, firmano e rientra come fondatore nell'atto costitutivo il socio. Allora, bravo, non è che è una scadenza. La scadenza ce l'ha, e ve lo dicevo, relativo alle opportunità del PNRR che dobbiamo cogliere. Io direi che secondo me questo è un falso problema, nel senso, non è che ti puoi diventare socio fondatore o meno di una fondazione quando non lo puoi diventare, nel senso, quindi secondo me è un falso problema. Approfondiamo la cosa. Io sarei per, se siete d'accordo, una cosa si può fare, se no altrimenti la rifacciamo. Io darei l'adesione e voterei a favore dell'adesione per entrare nella fondazione. Non cambia assolutamente niente. È una cosa. Il socio fondatore è colui che con l'atto costitutivo fonda la società. E quindi alla fine, semmai si può votare la partecipazione come socio, perché non mi ha specificato socio fondatore. Come socio. Partecipiamo. Allora, io direi, noi dobbiamo votare, dobbiamo essere d'accordo e votare per l'adesione, per partecipare e entrare all'interno di questa fondazione. Fermo restando che le osservazioni fatte meritano un approfondimento, l'approfondiamo. Il nocciolo, secondo me, della questione sta sempre sul fatto. È importante? La vediamo come un'opportunità per Baselice? Quindi, allora votiamo. Allora mettiamo ai voti la proposta. Chi è favorevole? 7. Quello che ci siamo detti. No, perdonatemi, sbaglio io. Una all'unanimità e per l'immediata eseguibilità. Stessa identica votazione? L'immediata eseguibilità, io già ci ho fatto un discorso la volta scorsa.
L'immediata eseguibilità significa che dobbiamo iniziare a prendere coscienza che, se dico immediata eseguibilità, nell'arco del 24-48, quando sono i tempi tecnici giusti, l'atto deve essere pubblicato subito. Andrei. Non possiamo fare in modo che faccia l'immediata eseguibilità, che deve essere data una motivazione tecnica, non possiamo usufruire e abusare di questo potere di immediata eseguibilità e poi passano 4 mesi e non c'è stata l'immediata eseguibilità del corpo della delibera. Io oggi, cioè, lo faccio per senso di responsabilità, provarlo, perché dobbiamo fare un finanziamento PNRR, questo è il senso. Però vorrei dire di non abusare di questa cosa soltanto per l'immediata eseguibilità e poi passano 6 mesi e la delibera viene pubblicata dopo tanto tempo. Andrea, sai bene, ma perché lo sai proprio bene, però certe volte, non so perché, sembra che lo dimentichi, non è una questione legata a chissà che, innanzitutto non è legata al sindaco, perché ogni tanto è il sindaco che non pubblica o non vuole pubblicare. Il funzionamento degli uffici, il carico ai singoli uffici, lo sai bene perché ti sei scontrato sulle difficoltà dell'azione amministrativa rispetto ai tempi degli uffici. Non sto dicendo che lavorano male, perché secondo me lavorano benissimo, per quel carico di lavoro che hanno. Ci sta anche da capire che magari passa più tempo, anche a me piacerebbe delle cose immediate come mi servirebbero, come magari mi serviranno, e qualche volta può succedere, è successo, spero che non succeda, che determinate latenze, che io non mi sento di dare la colpa a nessuno, ci sono e vanno migliorate, sì. Ora, per esempio, tutto questo, e perciò anche certe volte un po' in ritardo, sempre non a giustifica dei ritardi, perché non ce ne stanno, si è cercato anche di passare dal sistema che c'era, abbastanza, permettetemi, manuale di gestire sia le giunte che i consigli, a un sistema più informatizzato, dove si questo dovrebbe anche servire a ridurre i tempi, far sì che tutto è informatizzato, e anche la scrittura delle delibere, quindi la successiva pubblicazione, sia più veloce. Perché al di là ora di, come vi dicevo, che avevo nella proposta già preparato su uno schema di delibera, come avete notato, questo permetterà, finito il consiglio, in tempi molto più brevi, di non dover scrivere la delibera, ma di avere, non dico la delibera già fatta, ma gran parte della delibera già sotto forma di come deve essere. Questo permetterà poi, nell'inserimento, già è digitalizzata la proposta, di rendere la cosa molto più veloce. Quindi si sta lavorando anche su questo, come si sta lavorando, e avete ricevuto richiesta per la prima email per l'accesso al protocollo, perché dopo un ennesimo tentativo ci si è riuscito a far inserire la possibilità di accesso ai consiglieri secondo le regole di privacy e tutto il resto. E tutto questo vi verrà comunicato poi la convocazione in digitale. Ci si sta muovendo per digitalizzare il tutto, uno perché va fatto, ma secondo perché tutto questo velocizzerà tutti gli iter che ora ci portiamo appresso come handicap, ma semplicemente perché ci vuole tempo, e tempo che i nostri uffici, non perché mettono qualcosa in primo e in secondo piano, ma cioè, capita, voglio dire, sono d'accordo, no, ma quando la si chiede la pubblicazione della delibera, cioè, se si vede un prefetto e dice tu fai richiesta di votare l'immediata eseguibilità di una delibera e la pubblichi 5 mesi dopo, dici, ma cioè, non so, cioè, credo, è una questione legale, cioè, credo che sia eseguibilità. L'immediata eseguibilità va motivata tutte le volte quando si usa l'immediata eseguibilità. Andrea, per quale motivo la dobbiamo? Se va capito. Ha detto lo finanziamento PNR, ne accetto e lo dico per senso di responsabilità, facciamolo, però facciamolo come le MAFA, cioè, nel senso, pubblichiamolo subito. Andrea, e credo, facciamolo subito. Credo, cioè, di averti contestualizzato. Paolo, credo che ho contestualizzato la questione, nel senso, a cosa è dovuto, ed è dovuta una latenza,
che in tutti i modi si cerca pure di colmare. Da parte mia, per quel che ancora ricordi della materia, si cerca di informatizzare il più possibile, così da rendere il processo più automatizzato, più semplice, anche rispetto all'azione degli uffici, che, come ti dicevo, non è sempre delle più facili. Perché fino al precedente consiglio, ora per alcune delle mozioni va fatto il lavoro di scrittura, perché come avete visto non è sotto forma di delibera. Per il settimo punto lo è, perché l'ho proposta ed era più facile immaginarla così. A regime tutto questo, non dico che succede la convocazione in automatico, ma parlando nella fattispecie della pubblicazione delle delibere, tutto questo succederà molto più facilmente, ma mancava questo passaggio. Senza questo passaggio il tutto andava fatto da zero, creato, documentato. Era un processo tedioso e lungo. Siamo in assenza ancora per poco di un segretario. Michele è stato caricato anche di quest'ulteriore incombenza, che può sembrare insomma non gravosa, ma lo è ai fini delle responsabilità. Quindi in una situazione insomma dove personale sovraccarico di cose da fare, ci sta anche questo. Non è una cosa piacevole per nessuno, non lo è per te, ma credo che non lo sia per nessuno. Accettiamo semplicemente per una continuità amministrativa tutte queste cose. Poi se c'è la volontà di migliorare, come credo che ci sia, tutto questo possa si supera. Va bene, io direi che si può concludere. Per la banca, velocemente, poiché siamo rimasti che magari ci trovavamo per fare un verbale unico, il problema è questo, perché difficilmente ci troveremo, si fa lunedì, ma te passerà a tempo. Quello che propongo io è questo, si fa il deliberato, ci alleghiamo la nostra, giustamente non possiamo chiedere di sottoscrivere la nostra, perché siamo stati forse troppo duri, abbiamo fatto qualche osservazione pure verso nei confronti dell'amministrazione, ci mancherebbe, mi rendo conto che non la potete firmare. La cosa ideale è veloce e immediata, perché già abbiamo perso troppo tempo, no? Per noi va bene questa, fate una della maggioranza sulla stessa, in modo che dobbiamo condividere la proposta finale e lunedì, martedì si invia, se no finché ci mettiamo d'accordo passano due mesi e stiamo ancora che... No. Per noi va bene questa, fate la vostra con la stessa proposta e si invierà. Per la velocità, ci ha messo su. Vi inviamo per conoscenza sì, però l'importante è che... Prima di inviarla in banca, vi si invia lunedì sì, quello che è il testo finale? No, ma il finale diciamo, è inutile, non ci dovete inviare il testo finale, nel testo finale non ci sta nessuna protesta, sta solo scritto la proposta che è stata fatta. La premessa, ci mancherebbe, ognuno fa la propria premessa, in modo che, se no finché ci confrontiamo... facciamo una premessa unica però. La nostra, noi vogliamo inviare la nostra, mi rendo conto che non la potete sottoscrivere, non è che uno non si rende conto? Ce l'abbiamo, Paolo, ce l'abbiamo già. Però diciamo, è più dura, ci mancherebbe, non è che uno può... per velocizzare pure il tutto. Ne mandiamo una. Se no non la mandiamo mai. Ne facciamo però diciamo, una. Dobbiamo fare una cosa, perché che entro martedì, condivisa. Mercoledì deve essere inviata in banca, se no... non la facciamo più. Se facciamo la conclusione così, deve essere facciamo un po'. Così, se mi permettete. Se me lo permettete. Vi invio quella che può essere l'unica lettera che l'ente comune invia in un sistema unitario. Si dice questo, si fanno le premesse. Lo fa niente, lo fa il comune. Se ne dobbiamo mandare due, mandiamocele così, ma perdiamo il senso. Questa proposta. Così com'è, ve lo dico prima, cioè o la ripuliamo di alcune cose, poi io non me la sento sottoscrivere, ma non per quello che ci dia. E questo è il problema. Quindi per evitare questo, questa qui farà parte di una delibera. E ci mancherebbe. Sì, cosa costa? Poiché difficilmente ci troviamo, che parliamo. Onestamente, io posso essere antipatico, arrogante e tutto, però comunque sono una persona che non sono ipocrite, quindi è inutile che qui dentro abbiamo dimostrato col punto 7, possiamo venirci incontro, ogni volta ci sta qualcosa per il paese, possiamo parlare di tutto, che poi ci mettiamo insieme e facciamo la cosa, non deve essere pure pratico, perché non dobbiamo dimenticarci quello che si dice e quello che si fa, uno deve essere pure coerente, quindi, ma è giusto, questo è il nostro ruolo, quindi questa è la nostra proposta, è ovvio.
è normale che voi la dovete, la premessa la dovete fare in altri termini, sono io il primo a dirlo, neanche io la sottoscriverei a posto vostro, l'importante, tanto comunque dovete inviare il deliberato nostro, e inviate a fianco al deliberato nostro, inviate la vostra proposta, qual è il problema? Non, per velocizzare il tutto, se no non ne usciamo io più. Sono dell'idea, e qui secondo me stiamo sbagliando, ma vogliamo sbagliare, sbagliamo, io figuriamoci, la proposta, il documento identitario del comune, a mio avviso deve essere una voce sola che condivide i documenti, vogliamo inviare una del comune, però c'è anche il deliberato, alleghiamo anche il deliberato, però c'è anche la proposta della minoranza, specificheremo questa è la proposta della minoranza, questo è il deliberato e questa è la lettera che scrive il comune, il documento che firma il comune, vabbè, facciamolo così, io non credo che sia così efficiente, però facciamo così. È pubblico, quindi, però vogliamo fare così, io non... Va bene, sì, va bene, buona serata.